E questa è una giornata di conferma per me, è la conferma di una promessa che mi è stata fatta dal vicepresidente della Camera, onorevole Luigi Di Maio, febbraio scorso. Una promessa che di questi tempi, più che un uomo, un politico, possa mantenere. E lui mi ha dato la dimostrazione che quello che io gli avevo chiesto, implorato di aiutarmi, l'ha fatto. E oggi sono qui, sono molto, molto, felice di averlo fatto. Però, in questa battaglia che sto conducendo da diversi anni, devo dare merito anche a due vedove, Tiziana Marrone e la Lucilla, che se mi permettete le vorrei al mio fianco, perché sono state sempre la mia forza anche. Prima di iniziare questo intervento, chiedo il permesso, no, di utilizzare un minuto del tempo che ho avuto a disposizione per le vedove, gli orfani di tutte quelle migliaia di persone che si sono suicidate. Semplicemente un atto di grande dignità e basta. Dunque, vi dicevo che sono un ex imprenditore e vorrei raccontarvi brevemente la mia storia, perché la mia storia, no, fa capire come ci si arriva, una persona normale, da un giorno all'altro, a imboccare la strada del suicidio. Non perché è una persona malata, depressa, come tutti i titoli di giornali quando appare un suicidio, no? Additano, pare che era depresso oppure aveva turbe psichiche. Io ero una persona normale, normalissima, avevo la mia azienda, i miei 25 operai, che io chiamavo collaboratori, perché eravamo una famiglia. Un bel giorno una banca, senza nessun motivo, mi chiude i conti. Io avevo presso questa banca un fido di appena 49.000 euro. Mi chiamano i notai dicendo che c'erano degli assegni che dovevo pagare, altrimenti andavo in protesta. Io correvo dai notai a pagare gli assegni con tutte le more, che poi queste more del 10%, come voi ben sapete, andavano alle banche. Sembrava che si divertissero a questo profitto mandando gli assegni presso al notaio. Però io poi ho iniziato a entrare in una folle corsa, perché ormai dovevo pensare a non protestarmi. Solo che questa banca di criminali, poi vi spiego perché li chiamo criminali, questa banca di criminali
hanno subito pignorato la casa. E questo ha fatto sì che altre banche, no, entrando nella centrale rischi, senza nessun motivo, ma solo perché io ero stato inserito nella centrale rischi, mi hanno chiuso i conti. Da quel momento la mia vita è cominciata un inferno. Io ho dovuto correre, trascurare la mia azienda, svendere le mie merci affinché non mi protestassi. Alla fine non ce l'ho fatta, ho dovuto chiedere i soldi all'usura e questo ha peggiorato totalmente la mia situazione. E ho visto la mia azienda morire per nulla. Quindi poi una sera, a parte che la casa dove viveva mio figlio, che era stata pignorata nel frattempo, era stata messa all'asta, io andai anche al direttore di Equitalia, chiamato il boss di Equitalia, condannato per evasione fiscale per 2 milioni di euro. Lui, no, io sono andato a chiedere, guardi che in quella casa ho un figlio che ha la sclerosi multipla, non me lo buttate fuori, non si preoccupi, me l'hanno buttato fuori. Questo criminale, lo chiamano il boss di Equitalia, questa è la stampa che l'ha scritto, il boss di Equitalia viene chiamato, lo chiamavano questo qui, e lui ha evaso 2 milioni di euro, 2 milioni di euro, lui, va bene, come l'esattore dello Stato. Questa persona ha patteggiato la pena, ha avuto un anno, non ha scontato neanche un secondo, no, questa pena, è stata anche una pena non menzionata. Bene. Questi sono i soggetti della banca, no, che mi hanno trattato come un criminale. Questo l'ha scritto la stampa, non lo dico io. Questa banca sono stati tutti arrestati, tutti, per riciclaggio di denaro sporco, per associazione a delinquere, per falso in bilancio e un'altra serie di reati, va bene? Queste sono le persone per bene, Equitalia e banche, che hanno distrutto la mia vita. E allora una sera sono andato nella mia seconda casa, cioè perché la prima era persa, io avevo una casa a Montesilvano, e lì ho cercato di capire il perché. Perché Silvio, perché ti è accaduto tutto questo? Cosa hai fatto di male nella tua vita? Cosa hai fatto di male? Niente. Non c'era una risposta al mio perché. E a quel punto ho visto la mia vita, i miei sforzi, i sacrifici della mia famiglia, non aver visto crescere giorno per giorno i miei figli, i sacrifici che ha fatto la mia ex moglie, no, rinunciando a tante cose per voler creare un futuro migliore ai miei figli. Ho visto tutto passare la mia vita in pochi istanti e poi svanire nel nulla. E allora in quel momento non so cosa mi è accaduto. Ho ingerito tutti i farmaci che avevo a casa, poi sono sceso per la strada, con un taglierino mi sono tagliato la gola e i polsi, poi camminando per la strada a Montesilvano mi volevo gettare dentro un bidone della spazzatura perché mi ritenevo tale, ma non ci sono riuscito perché sono caduto prima e sono svenuto. Volevo dire, prima di fare questo, avevo chiamato il 112 dicendo, avvertirla di dire ai miei cari di perdonarmi e del gesto che stavo facendo. Questa centralinista mi ha tenuto 20 minuti a parlare, non so cosa mi abbia chiesto, però è venuto sul giornale questa storia e poi mi hanno
trovato due agenti della polizia, che io chiamo due angeli, che con i lacci delle loro scarpe mi hanno fermato l'emorragia e mi hanno salvato la vita. Da quel giorno mi sono chiesto perché ci si arriva al suicidio. Posso fare qualcosa per evitare che ciò avvenga? E con quali mezzi si può fare questo? Allora, da quel giorno io ho chiesto a tutte le istituzioni, ho scritto a tutti, ho tutti i documenti. Sono stato per 2 mesi a Roma, mettendomi con un cartello, girando per le strade, facendomi passare per pazzo, avendo diffide dalla polizia, distribuendo fuori alla Camera dei volantini, chiedendo aiuto per poter far sì che questo progetto sui suicidi si realizzasse. Poi, e mi infilavo in tutte le manifestazioni politiche, destra, sinistra, tutte. Poi un giorno mi sono trovato, sapevo che c'era una manifestazione in piazza Montesilvano. Io non ero di appartenenza del Movimento 5 Stelle, non votavo da 15 anni la politica. E allora quel giorno mi avvicinai a Di Maio, chiesi di parlare, gli strappai per poco il microfono e lo implorai, non mi vergogno a dirlo, in ginocchio, di aiutarmi non personalmente, aiutare ad arginare il fenomeno dei suicidi. E lui l'ha fatto, si prese quel volantino e mi disse che quella promessa l'avrebbe mantenuto, però io quando andai via, siccome tanti mi avevano fatto le promesse, tanti, vi posso fare anche nome e cognome, perché questa faccia me l'hanno vista e so tutto. Il giorno dopo 2 giorni io ritornai a Roma perché credevo che Di Maio fosse come gli altri. Sì, ti chiamo, ti faccio sapere. E io stavo fuori alla camera e stavo lì perché all'entrata cercavo di dare i miei volantini ai deputati che entravano. Se non che vidi arrivare lui con il troller e mi chiese: Cosa stessi facendo lì, quello che faccio sempre, a dare i volantini per sensibilizzare questo tema. Lui mi disse: ma io già ho attivato qualcosa. Allora, non lo so perché, gli chiesi se fosse credente. Lui mi rispose di sì e ti feci giurare che quella promessa l'avrebbe mantenuta, e oggi è il giorno che quella promessa, ho avuto la conferma che l'ha mantenuta. Però la mia vita non è finita con la perdita della casa, dell'azienda, della distruzione di tutto, della mia famiglia. La mia vita continua, perché Equitalia continua a perseguitarmi. Mi ha pignorato l'altra casa, che è la prima casa. Però voi mi chiedete: ma la prima casa per legge non si può pignorare? È certo che non si può pignorare, però siccome le leggi vengono fatte con i comma, no? Vengono fatte con i comma, con tutte le furberie, no? Di chi le propone, cioè la prima casa Equitalia non la può pignorare come primo procedente. Ma se c'è una banca che per poche migliaia di euro ti pignora la prima casa, Equitalia si aggancia nella prima casa, come è accaduto per me. E oggi Equitalia banchetta con questa banca, no, nella mia prima casa. Allora io impazzisco a vedere le cartelle di Equitalia. Io ho protestato fuori Equitalia per mettere cose. Le cartelle che Equitalia mette, cioè io le ho raccolte, che non si capiscono, le ho raccolte in queste 2 fogli di Excel, va bene?
le voci che mette Equitalia, che qualcuno diceva bisogna, cioè Equitalia gli interessi legali, no, l'Equitalia è peggio degli usurai perché mi applica interessi e sanzioni, poi interessi di ritardo del versamento e sanzioni per il ritardo versamento, interessi su interessi, interessi di mora sopra i due interessi che ho appena detto e sanzioni, no, di mora sopra i due sanzioni che ho appena detto. E in più ci sono le voci agio coattivo, somme aggiuntive, diritti di notifica, spese tabellari, spese a piedi lista. Questo che significa? Che io ho fatto un calcolo di ciò che effettivamente è il mio debito, quello che è il mio debito, non tenendo conto delle sanzioni e tutte le porcherie che mi hanno detto. Il calcolo non va a finire così. Che io debba dare 48.129 euro ed Equitalia me ne chiede 216.888. Allora, io non ho mai evaso il fisco, perché tra l'altro chi volesse avere la soddisfazione posso dargli questi documenti, perché il fisco, giusto perché ha trovato il simbolo Silvio Buttiglione, è andato a prendere, no? Ha spulciato tutti i 30 anni della mia vita lavorativa, non ha trovato nulla. Sapete cosa ha trovato? Negli anni passati, no? 0,07 centesimi, 0,58 centesimi nel 2003, per dire, 0,42 centesimi, 3,71 euro, mettendomi sempre agi, interessi, superinteressi e questo, capisci? Quindi io sono un onesto cittadino. Va bene, ho sempre pagato tutto, loro pensavano avere a che fare con un evasore, io sono stato trattato come criminale ed evasore non lo sono mai stato, e se non ho pagato alcune cose alla fine della mia storia è perché io ai miei dipendenti dovevo dire: ragazzi, sapete come sto messo, devo pagare o i vostri stipendi o devo pagare i vostri contributi, cosa devo fare? Pagaci i nostri stipendi, perché sai che abbiamo una famiglia. E io ho fatto quello. La cosa assurda di questa macchina, questo mostro chiamata Equitalia, perché io mi sono chiesto: Silvio, allora, perché sto cercando di ricostruire la mia vita, sto cercando da zero di ricostruire la mia vita, però qualsiasi strada io possa prendere è chiusa. Perché Equitalia è lì che aspetta che io faccia qualsiasi lavoro per pignorarmi tutto, perché mi deve rincorrere a vita. Allora Equitalia è il mostro che dice: io ti perseguiterò a vita finché morte tua non avvenga. E siccome ha tentato la prima volta a portarmi a suicidio, non mi porterà la seconda volta. E io faccio sempre un appello a chi si trova nella mia stessa situazione: toglietevi l'idea del suicidio, perché queste canaglie non meritano una goccia del vostro sangue e i vostri cari una lacrima, una loro lacrima. Io chiedo allo Stato, ho mandato la mia storia alla Corte dei diritti dell'uomo di Bruxelles, qui l'ho mandato, perché io voglio sapere come faccio a pagare il vostro debito, caro Stato, perché il vostro debito è di 216.888. Se io domani dovessi iniziare a lavorare a 1.000 euro al mese, vorrei dare 500 euro allo Stato per pagarlo, perché io lo voglio pagare questo Stato. Io non nego che uno non debba pagare le tasse, ma se non posso, come faccio? Voglio dare 500 euro al mese allo Stato per pagare le tasse. Ho fatto un calcolo. Io dovrei vivere fino all'età di 135 anni per poter pagare le tasse, Dio mio.
E questa è una macchina stupida. Allora mi chiedo, quale strada prendere oggi? Quale strada prendere per tornare a vivere, a avere una dignità? Perché oggi mi trovo a non poter pagare, sono incapiente, non riesco a pagare neanche una bolletta. E allora come fa? Io non voglio chiedere elemosine a nessuno. Io voglio ritornare a riprendermi la mia vita e lavorare dignitosamente come ho sempre fatto. Allora non trovo soluzioni, signori parlamentari, io non trovo una soluzione. Allora l'unica soluzione che mi è venuta in mente è di andare a un giudice e dire di trasformare le sanzioni in pena. Mandatemi in galera, fatemi passare la galera, però poi voglio essere libero, libero. Non dovete perseguitarmi a vita, perché non è giusto. Io non sono mai stato un evasore, non sono un criminale, sono trattato come un criminale. Allora, io voglio pagare, mi trovate una soluzione come faccio a pagare? Come farò a pagare questa somma? Che lavoro potrò fare? Allora, io mi immagino sempre chi vive una situazione simile alla mia. Io sono stato fortunato che il Signore mi ha salvato la vita, però altri non sono fortunati e quindi non possono raccontarlo oggi. Però non per questo io dico che non mi stancherò mai di lottare contro questo mostro chiamato Equitalia. E voi tutti ci dovete aiutare a darci una mano. Perché non possiamo essere solo tre disgraziati, no, a portare avanti questa battaglia. Perdonatemi se ho urlato, però ho troppo risentimento dentro di me. Grazie a tutti.